Io vi presento Jacopo Chessa. Jacopo, tu sei il direttore del centro, no, presidente. Sì, sì, direttore, no, direttore. Non sono mai bravo con le cariche. I presidenti non sono pagati per quello. Ah, sono per quello. È un'ottima scelta, quindi condivido la scelta. E come sapete da alcuni anni una delle articolazioni del festival prevede poi un mercato dedicato ai corti, che sono ormai per fortuna diventati una realtà imprenditoriale, creativa, non indifferente. Jacopo, vedo già ci sono dei premi, quindi sono i primi premi di quest'anno? Sì, diamo premi a progetti, a film già realizzati, progetti presentati ai nostri pitch. Sono tutti premi dati da sponsor, da partner, diciamo, del market. Sono di vario genere, vanno dal tutoring sulla distribuzione festivaliera da parte di un distributore, al premio di location scouting offerto dalla Fondazione Sardegna Film Commission per 5.000 euro in Sardegna, un premio di post-produzione dato da Proxima Milano. Si può fare così un primo bilancio di questa edizione del Mark? Sì, allora, il bilancio possiamo farlo sia in termini numerici sia in termini di feedback dati dagli ospiti. Numerici è andato molto bene perché abbiamo avuto circa 600 accreditati. E quindi sono in aumento rispetto all'altro? Sono in aumento. Sono in aumento, anche se devo dire è un po' secondo me è un po' il limite che può raggiungere questo tipo di mercato, un po'. Il nostro mercato è un evento che cerca di rimanere abbastanza intimo per facilitare le persone a incontrarsi. Per quanto il circolo dei lettori sia grande, non può accogliere 1.000 persone. Ecco. C'è un teschio. Sì, delle cose perché ti hanno sentito con la tosse. Ah, grazie, che carino. E quindi da quel lato lì la risposta è poi molto internazionale, abbiamo quasi 50 paesi rappresentati. Dall'altro lato devo dire che i feedback da parte dei decision maker che sono venuti, di coloro che hanno presentato i progetti, sono stati tutti molto positivi. Quindi. Quando dicevi 600 partecipanti è la soglia oltre la quale conviene non andare, e però che cosa accadrà? Magari il prossimo anno arrivano 700 richieste, e no, vabbè. Come pensate di risolvere? Io penso di risolvere scremando un pochino, da un lato, dall'altro lato in realtà si può anche gestire 700, adesso la misura, intendo dire, cioè non può diventare un festival, ecco, questo è un evento solo per professionisti ed è utile se vai e trovi dei professionisti. No, questo è evidente. Si sono chiusi degli accordi interessanti? Ma adesso il mercato è un'occasione di incontro e in genere si pongono le basi, ecco, per la realizzazione di accordi. Adesso oggi non so dirti, perché poi questa è tutta un'operazione che facciamo successivamente, di chiedere se ci sono accordi in corso. Tutta la parte del feedback viene gestita successivamente, anche perché avendo il contributo di Creative Europe dobbiamo dare questo tipo di feedback. Però appunto oggi adesso non saprei dirti se proprio sono stati chiusi accordi, sicuramente sì. Cioè, a naso ti direi di sì, però non so quali. No, questo è evidente. Vabbè, hai spiegato che naturalmente questa è un'occasione di incontro, di scambio, di passaggio anche di informazioni, capire chi fa che cosa o chi potrebbe o vorrebbe fare qualcosa. Quindi la mia domanda era una domanda di curiosità, naturalmente, dico magari sai, c'è una notizia molto precisa, cioè si è chiuso un accordo fra 4 paesi, 5 paesi, dicevi 50 paesi diversi? Sì, per tornare a questa cosa, il film che ha vinto 2 premi è Siege di Svan Kovács, non so come si dica, Kovács credo, e non solo ha vinto questi 2 premi di post-produzione, di location scouting, ma a quel che ho sentito da feedback dei produttori, ci sono 3 produttori, uno italiano, uno francese e uno belga, interessati, molto interessati al film. Quindi adesso, non so dirti appunto se verrà chiusa, però era già una trattativa in corso. E dicevo, sì, la domanda sui 50 paesi qual era? No, appunto stavo dicendo, sono 50 paesi che, e quindi anche questi sono in crescita rispetto agli anni passati. Sì, ci sono in crescita. L'anno scorso erano 36, mi sembra. Vabbè, quindi una crescita significativa. Sì, sì, sì. Senti, Jacopo, che sa, ne approfitto perché ho l'impressione, vedendo, sicuramente meno di te, però vedendo alcune centinaia di corti durante Il Davide. Per il Davide, sì, quest'anno sono 300,
61 gli iscritti. Poi il David, come sai, ha una soglia temporale molto precisa, certo, per cui non devono superare i 15 minuti, che è così una soglia arbitraria, questo ce ne andiamo conto, solo che poi arrivava veramente un po' di tutto, anche cose che duravano proprio poco meno della soglia del lungometraggio, quindi diventava abbastanza complicato. Però volevo, appunto, sicuramente tu ne vedi molto di più, c'è questa occasione importante del market qui a Torino. Che tipo di evoluzione sta affrontando? No, perché da una parte sappiamo che il cinema di finzione deve fare i conti con le piattaforme, con metodi, modi, modalità di consumo completamente diverse, con un ricambio non completo purtroppo di spettatori. Che cosa accade invece rispetto a questi tre punti giganteschi, mi rendo conto, nel corto? Qual è la tua, non la tua sensazione, la tua consapevolezza e conoscenza? Ma allora, intanto c'è tutto un mondo di distribuzione anche online, tra l'altro tu citavi le piattaforme, che tocca anche i cortometraggi, proprio piattaforme specifiche sui corti, quindi c'è una diffusione proprio mirata per i corti. Dall'altro lato c'è il posizionamento del corto come dire, strumento di scoperta di talenti. Tutti i registi che fanno lungometraggi, aspirano a fare lungometraggi, prima fanno dei corti, non si scappa tanto da lì, con qualche rara eccezione. E notizia di qualche giorno fa che mi ha colpito, da un lato mi ha colpito, dall'altro mi ha fatto un po' arrabbiare, a Londra, Contents London, che è un mercato molto grosso, focalizzato sulla TV, sulla serialità in particolare, ma insomma, su contenuti televisivi, un evento veramente di altissimo livello, da quest'anno apre una sessione di pitch per cortometraggi che vogliono diventare serie TV. E noi lo facciamo da 4 anni questo, siamo stati i primi a farlo. Noi facciamo, fortunatamente, lungometraggi e serie TV, e devo anche dire che vengono principalmente progetti di lungometraggio. Però evidentemente noi l'abbiamo pensata 4 anni fa, però se è arrivata a Contents London probabilmente era nell'aria, cioè, e sono anche contento che in qualche modo, non penso che ci abbiano copiato, cioè sarebbe bello. No, certo, pensare, certo. Però non è dimostrabile, però è interessante. No, però è interessante che a quel livello lì si dica, vedi, il corto è così importante che facciamo questo progetto di evoluzione, sviluppo da corto a serie TV. Questo mi sembra davvero molto interessante, perché poi pensavo ad alcune delle serie che sono degli ultimi mesi, alcune sono proprio state messe online adesso, in realtà sono delle serie vere e proprie, però la durata è sotto la mezz'ora, certo, di fatto, no? Quindi tecnicamente, secondo le vecchie divisioni, forse un po' da rivedere fra durate e specificità di quello che viene proposto, sono dei corti, è certo, una serialità di corti in qualche modo, sì, no? Sì. Penso a Fleabag o anche, non so, anche delle cose che ho visto proprio ultimamente su Amazon e tutto il resto, insomma. E questo è un settore in sviluppo, secondo te, o si stanno facendo ora dei test veri e propri? Cioè di trasformare, cioè di fare delle serialità, una serialità basata proprio sulla logica, sul respiro del corpo. Secondo me in sviluppo, anzi, ti dirò di più, la microserialità, che va ancora molto al di sotto dei minutaggi che dicevi, è una cosa che io penso sia veramente una delle forme del futuro. Tra l'altro eravamo interessati a fare un progetto sulla microserialità, ce l'hanno proposto quest'anno, ma forse nell'anno prossimo. Sì, è uno degli ampliamenti del linguaggio poi alla fine, perché se hai puntate che durano 5-10 minuti, c'è una frammentazione con narrativa che prima alla fine non veniva sondata nella serialità. Quindi sì, ti direi che sono forme che hanno un futuro. Io non so se ci sono curiosità perché stiamo andando avanti in questo dialogo così, che personalmente mi interessa molto, quindi non so se da parte vostra, forse ci sono molti cortisti qui, chissà, non ho idea, o aspiranti tali o appunto persone che ragionano, proprio quello che diceva Jacopo un attimo fa, sulla possibilità di utilizzare anche il telefonino, utilizzandolo bene, per fare una serialità basata a una microserialità, come la chiami tu, insomma, no? che però non vedo reazioni, quindi non c'è nessun aspirante regista di corti o meno, insomma. Rispetto invece alla serialità italiana, senza sbilanciarti, che aria ti sembra che si respiri? Io non è che ne sappia molto di serialità italiana, ti confesso. Cioè le ignori, cioè, proprio. Ma gioco. C'è le serie TV italiane, dici, non so.
Forse era Paolo Manera la persona giusta. Sì, no, è vero, però Paolo non sappiamo dov'è, forse è impantanato in una pozzanghera. I rapporti tra quello e i cortometraggi sinceramente non saprei indicartene, sicuramente ci sono registi che aspirano a entrare nel mondo televisivo e che fanno corti. Però a noi arrivano progetti, per questo, parlando di questo faccio riferimento a Oltrecorto, questa nostra sessione di pitch di progetti in sviluppo di lungometraggio, serie TV, che derivano da cortometraggi. A noi arrivano principalmente lunghi, certo. Devo dire, e tra l'altro molto spesso con un taglio, diciamo così, autoriale, non film commerciali, ecco. Per usare vecchie categorie. Finché non ne vengono coniate di nuove, utilizziamo le vecchie categorie. Invece rispetto ai corti italiani? Rispetto ai corti italiani, allora, io penso che l'Italia ovviamente per tanti motivi ha una produzione di corti che è qualitativamente inferiore a molti altri paesi europei. Motivi che sono di carattere produttivo, come sappiamo, è un'industria molto sostenuta da soldi pubblici, quella del corto, ma anche quella del cinema lungo, non solo quella del corto. E laddove c'è un investimento ridotto, molto spesso si riscontra una qualità ridotta, e l'Italia è un po' questo. E dall'altro lato c'è anche una questione, secondo me, proprio di scrittura, di capacità di scrittura. E il livello italiano è più basso di quello di tanti dei paesi, diciamo, dei big five, ecco, forse quello più zoppicante. Però devo dire che io lavoro sul cortometraggio da 5-6 anni, posso dire che ho visto dei miglioramenti, in particolare sul piano di creazione di nuove figure professionali, nuove, cioè non propriamente nuove, però prima non esistevano quasi distributori 5-6 anni fa, adesso ce ne sono. Quindi, insomma. No, tra l'altro, appunto, come forse sapete, nella nuova legge cinema, la legge Franceschini, c'è proprio una corsia prevista per i corti, non stanno da soli in questa corsia perché stanno insieme ad altre forme produttive, però non vengono messi in concorso, certo, con i lunghi, con le opere prime o tutto il resto. Questo è un segnale molto interessante. Altra cosa, mediamente ci siamo resi conto, non solo all'interno di commissioni ministeriali, ma anche all'esterno, che il costo medio dei lungometraggi italiani è fortemente sceso. Allora, questo vuol dire che forse prima i budget erano sovradimensionati, forse, non lo so, oppure essendoci una situazione più complicata, naturalmente i produttori devono ragionare facendo dei tagli molto, molto precisi. Il costo medio di un corto, tu hai l'impressione o hai i dati per dire che è sceso negli ultimi anni o meno? Allora, noi avevamo fatto uno studio su questo qualche anno fa, in cui avevamo censito, mi sembra, 700 corti, un'annata cinematografica, tipo 700 corti italiani. Posso dire che il costo medio di corti italiani era e penso sia ancora veramente bassissimo. Per cui non penso che sia sceso più di tanto. Quant'era, se posso chiedere? Era sotto i 10.000 euro, ampiamente sotto, che non ha, come dire... È poco. Non è un livello, come dire, professionale. Non so. Quelli che invece riuscivano ad avere una struttura produttiva, diciamo in qualche modo professionale, mediamente arrivava intorno ai 50.000 euro. Abbiamo fatto questo pitch sulle commedie di cortometraggio per il primo anno e c'erano bilanci italiani, c'era uno di 85.000 euro, quindi insomma, e questo nella media europea. Quindi un pitch? Sì, un pitch su progetti di cortometraggi di commedia, short comedy si chiama, e un pitch di coproduzione di progetti ancora non realizzati, e ce n'era uno italiano in particolare, il budget era 85.000 euro. Che poi fare dei corti di commedia credo sia la cosa più difficile del mondo. Sì. Spesso vediamo dei corti che sono delle barzellette travestite da cortometraggio, no? In cui hanno veramente la struttura, non quella naturalmente verbale, ma proprio la struttura, se volete, linguistica, senza usare così categorie troppo alte, in cui no, tu dici, ho visto una barzelletta, forse anche detta o interpretata, per meglio dire, bene, e quindi quello è un campo, lo ripeterete come esperienza, quello dei pitch? Sì, l'idea della commedia mi è venuta perché faccio tante giurie di cortometraggi internazionali, non solo italiane, per cui vedo tanti corti e
sono essenzialmente molto seri, principalmente molto seri, molto seriosi anche. O molto drammatici. O molto drammatici, sì. Spezzano il cuore. Forse una cosa, adesso non vorrei essere troppo generalizzante, ma giovanile, no? Voglio fare l'opera proprio... seria. Seria, così. Allora, quando arriva una commedia, che sono veramente una percentuale miserrima nel quadro nel corpus di tutte queste giurie, e io sono così, se è fatta bene sono sempre contentissimo. Allora mi sono detto, il genere poi è anche un po' sottovalutato, che poteva aver senso, e devo dire che abbiamo avuto una risposta molto positiva, abbiamo avuto tante iscrizioni. Però è strano, perché è l'unico pitch in cui i pitcher, no, i ragazzi, le persone che presentavano i progetti erano serissimi. Presentavano questi film totalmente paradossali, però con una plomb tipo Buster Keaton, no? Certo. Vabbè, quello perché poi si dice sempre, anche quando, no, se uno incontra Carlo Verdoni in questi giorni, che conosciamo da anni, o incontra, non so, anche Siani, mettete che vuoi anche Ficarra e Picone, loro poi sono molto seri, no? Sì. Nel senso che al di fuori del set, del momento di scrittura, allora forse i giovani cortisti hanno forse pensato di presentarsi così, insomma. Sì, sì. Si sono tutti allegri e festosi, e uno li prendeva meno sul serio. Jacopo, quanti premi sono stati dati? Perché non li abbiamo... Bella domanda. Più o meno, eh? Più o meno, mi sembra... Allora, sono sei, no? Mi sembra... Ale, tu lo sai, 5-6? 6, però in realtà sono di più, perché per esempio Fondazione Sardegna Film Commission alla fine ne ha dati 2. Certo. Quindi... E questi, come dicevi però all'inizio della nostra chiacchierata... Sono tutti premi che nascono da sponsor. No? Sì, 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 sono tutti premi di partner. Sì. Quest'anno ne abbiamo 2 in più, abbiamo questo questo tutoring per distribuzione festivaliera, e poi abbiamo un partenariato con un altro mercato che si chiama When East Meets West, che è un mercato che si svolge a Trieste a gennaio. E un premio che è stato dato a un festival, perché abbiamo anche un pitch sui festival di cortometraggi. Allora l'idea era, loro stanno iniziando a lavorare sul corto a Trieste, allora erano interessati ad avere un festival all'anno, diciamo, invitato, gli offrono l'ospitalità, l'accredito, e, diciamo, l'inserimento nel catalogo, e, insomma, è una cosa che funziona anche quella, perché è da 2 anni che abbiamo aperto molto il mondo dei festival. Quest'anno è stato organizzato per la seconda volta un workshop in collaborazione col Media Desk, un workshop sulla in realtà, vabbè, insomma, è una cosa un po' complessa, sulla, come si dice, la realizzazione di reti per europee per i festival, insomma. E hanno aderito in 51 festival, che è una cosa molto positiva. Erano presenti più di 60 festival al mercato, festival dai piccoli ai grandi, cioè c'era Clermont, c'era Cannes Courtmétrage, quindi insomma i principali. Ecco. Quindi è importante che un mercato diventi interessante anche per i festival. No, sicuramente. Ultima domanda volevo farti. Come sapete, le conferenze stampa... aiuto, scusate. Di Torino siamo dei corti, no? Perché siamo sempre intorno ai 20-22 minuti rispetto alla mezz'ora di Venezia o di quelle che sono rituali quando si presentano dei film al di fuori dei festival. Spesso per i lungometraggi si dice che i festival forse sono troppi o troppo pochi. Secondo me sono sempre troppo pochi, ho quella sensazione, perché di fatto poi i festival sono diventati un circuito alternativo a tutto quello che poi non arriva nelle sale o fa una grande fatica. I festival dei corti, secondo te, sono tanti, pochi? Sì, sono tanti, devo dire. Sono tanti. Allora, dipende anche un po' che cosa uno intende per festival, perché ci sono tanti festival, come dire, che si chiamano festival, ma poi non lo sono veramente. Per cui, sì, in Italia sono 250, che peraltro mi sembra una cifra, l'avevamo contati, un po' a ribasso alla fine. Comunque, sì, sono veramente tanti, però... Il lato positivo, come dici tu, permettono una circuitazione in qualche modo, soprattutto sui corti che non vanno in sala, è una cosa che è anche molto utile. Però i festival sono sempre di più, cioè i festival di qualità alta sono sempre di più principalmente un momento di incontro tra professionisti, deve essere qualcosa di utile a chi ci va. Poi ben venga che lo facciano per il pubblico anche tanti festival, però... tutte e due le cose. No, tutte e due le cose. Jacopo, che sì, io ti ringrazio molto. Grazie. Buon lavoro, perché il lavoro che stai facendo, che state facendo,
credo sia davvero molto, molto prezioso e molto importante. Insomma. Grazie. Grazie, buon lavoro naturalmente.